Bene, mettete le vostre cose preferite lì dentro. Forte questa capsula del tempo! Già? Non posso credere che le nostre cose preferite viaggeranno nel futuro! Proprio così, alla velocità di ben un secondo al secondo! Wow, così super velocità! Immaginate quali meraviglie ci aspettano nel futuro! Macchine volanti, spazzoladenti automatici e lande desolate con mostri ibridi mutanti da studiare! Dottoressa Volpe, non ti ho visto mettere niente nella capsula del tempo e hai cose interessanti fra cui scegliere, come il tuo sparasorrisi. Oh! O anche il tuo sparafarfalle. Oh! O il tuo televisore trasporto. Quello è il mio preferito. Aiuto, vi prego. Questo perché la mia cosa preferita è la capsula del tempo stessa. È una vera opera d'arte. Ci fai fare un giro, dottoressa? Con molto piacere, certo. Ha un'indistruttibile struttura in titanio, la sorveglianza a laser e un orologio atomico che ne regola l'apertura fra 100 anni. Non devo fare altro che premere questo pulsante e la capsula del tempo preserverà il suo contenuto per il futuro. No! Svelti! Dobbiamo uscire subito o saremo... in trappola. Aspettate, forse posso invertire la funzione del comando a distanza. No, 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 aspetta, ci penso io. No, Nikki, fa attenzione. Ops. È fragile. Oh. Mettetevi comodi, ragazzi. Siamo bloccati qui dentro per un secolo. Per un secolo? E devo mettermi comodo? Non c'è nemmeno un divano nella capsula. Ma non avevi detto che ce l'avresti messo qui dentro? Ci ho provato. Mi manca così tanto! Me ne occupo io! Guardate! No, non funzionerà! La porta è costruita piuttosto bene! Scusate, falsa modestia. Ci serve qualcosa per evadere, come... Falcondrillo, la tua spada! No, non toccarla! Non posso permetterti di rovinarla! Ce l'ho da quando ero bambino! Oh, com'è graziosa! Sì, è adorabile! Ricordo ancora il giorno in cui ci siamo conosciuti. Da che io ricordi, spada è sempre stata al mio fianco. Inseparabili sin dall'inizio. Facevamo tutto insieme e mi seguiva ovunque andassi. Eravamo grandi amici. Il sensei ci accolse nel suo dojo, dove ci siamo addestrati. Gli altri ragazzini non capivano il nostro legame. Che ti succede? Non sai combattere con i tuoi pugni? Solo un bambino incapace userebbe quella spada a giocattolo. Rompiamola! Volevano spezzare spada, ma all'improvviso un mostro ci attaccò! Su ordine del sensei di difendere il dojo, i due allievi affrontarono il mostro. Ma il loro karate non fu sufficiente! A quel punto toccò a me e a spada difendere il dojo! Afferrai spada e liberai il suo potere con tutte le mie forze! Spada è imbattibile! Troppo forte! Io e Spada dimostrammo il nostro valore, quel giorno come negli anni a seguire.